Benvenuti, signori e signore. Questa è la Biblioteca di Trento. È stata aperta nel 1856 ed è la casa di 560.000 volumi. Ha una ricca sezione musicale, un'emeroteca e una biblioteca austriaca. E dietro questa porta, il giardino. In effetti, è proprio per il giardino che Francesco è qui oggi. Per quello e per leggere il suo giornale preferito, l'Adige. L'emeroteca è il paradiso dei lettori incalliti di riviste e giornali ancora affezionati alla carta. Qui è possibile consultare quotidiani e giornali, nazionali e internazionali. Il pubblico è variegato. Al primo piano, un più virtuoso studente, che chiameremo Paolo, studia Nietzsche circondato da scaffali e scaffali e scaffali di saggi sulle religioni, la filosofia, la storia, le scienze e tutto quanto concerna lo scibile. Ma sotto i piedi di Paolo cosa succede? Beh, It si appresta a terrorizzare Serena, in lingua originale. Noi la lasciamo alla sua piacevole lettura e facciamo un tour della sala multilingue. L'unico luogo dove di questi tempi inglesi e russi convivono in pace. Oh cielo, e questo cos'era? Credevo stessimo girando un documentario serio. In ogni modo, a loro si aggiungono francesi, spagnoli, portoghesi, tedeschi, rumeni, ucraini, polacchi, arabi e molti altri. Se invece già parlate una di queste lingue ed è l'italiano che vi interessa, troverete anche risorse didattiche per impararlo. Ma eccoci qui, nel cuore della biblioteca. Sala Manzoni, che custodisce la narrativa in lingua italiana, di viaggio, gli horror, i gialli, i libri sugli hobby, le guide, gli audiolibri, i CD musicali e i DVD. Che dobbiate partire per Cuba o per la Luna, che vogliate ascoltare Beethoven o ridipingere la staccionata di casa, qui troverete ciò di cui avete bisogno. Potrete farlo autonomamente con l'aiuto di Osé Genius, il catalogo online della biblioteca, che vi permette di cercare i vostri titoli preferiti, verificare se sono disponibili per il prestito e dove sono collocati. Questo a meno che non preferiate usufruirne in formato digitale sui vostri dispositivi multimediali, basta un clic per raggiungere il catalogo Media Library Online. Ma per orientarvi tra gli scaffali reali, non c'è niente di meglio dei nostri instancabili bibliotecari, pronti ad accogliervi, consigliarvi e consegnarvi i segnalibri. Ma nella biblioteca si aggirano anche i ragazzi del servizio civile.
Loro si occupano della digitalizzazione dei tesori degli archivi, delle letture animate per bambini e anziani e delle conversazioni in italiano per stranieri. Ciao, io mi chiamo Mattia, ho 19 anni ma ne dimostro 38 e nel mio progetto mi curo di fare prestiti e restituzioni con gli utenti di Mattarello, che è la nostra periferica, e anche di organizzare attività culturali con le scuole medie, con le elementari, con il nido, con la materna ed eventualmente anche le letture libere. E la cosa particolare di questo progetto è che si instaura sempre un ottimo rapporto con l'utenza, che va dai bambini appena nati fino ai novantenni che vengono a leggere il giornale la mattina, e mi diverto parecchio e soprattutto c'è un clima molto familiare con l'utenza e con Raffaele, che è il bibliotecario principale. Ciao. Meraviglioso. E gli altri dove sono adesso? Mi state dicendo che sono tutti impegnati nelle biblioteche periferiche? Oh sì, di quelle ne abbiamo tante. Le sedi distaccate, insieme ai punti di prestito gestiti da volontari, servono le frazioni della città. Ognuna ha il proprio patrimonio librario, ma i volumi possono facilmente arrivare agli utenti anche da altre sedi, su ordinazione, grazie al servizio dell'Interbranch. Che spavento, ne è spuntato un altro! Tu chi sei e di cosa ti occupi? Ciao a tutti, sono Federico, ho 28 anni e vengo da Roma. Sono qui per, diciamo, per 5 mesi alla Biblioteca Comunale di Trento per svolgere un progetto e mi sto occupando di digitalizzare alcuni volumi antichi del Fondo Trentino e riversarli successivamente su Wikisource. Sono qui tramite un bando della Regione Lazio, che appunto mi finanzia questo progetto. Reputo questa iniziativa molto, molto interessante perché sto appunto digitalizzando dei volumi antichi e li sto riversando su questa piattaforma Wiki. Wikisource è una biblioteca digitale e è molto importante secondo me questa cosa di arricchire queste piattaforme wiki di contenuti qualificati. Come sappiamo, i volumi testi cartacei antichi sono difficilmente accessibili normalmente e rendendoli disponibili su questa piattaforma è possibile garantire un accesso libero a chiunque. Eccellente! E ora proseguiamo. In questa biblioteca c'è anche un dojo. Ah, che burloni! Il Coder Dojo, che organizza incontri gratuiti per insegnare ai giovani a programmare. Altre attività comprendono poi i gruppi di lettura in italiano e in lingue estere e i laboratori didattici per i più piccoli. A loro è dedicato un luogo molto speciale, la Biblioteca dei Ragazzi, allestita nella meravigliosa Palazzina Liberty. Giungiamo ora alla conclusione del nostro viaggio e ci concediamo con questa riflessione. Che tu venga in biblioteca perché sei un estimatore delle poesie di Baudelaire o dei romanzi russi, perché vuoi un posto tranquillo dove leggere il tuo noir preferito bevendo un caffè, o anche solo perché desideri un caffè e un posto caldo in cui stare, che tu sia solo o in compagnia, che tu ti stia chiedendo se il dizionario di cinese che tanto cercavi è finalmente disponibile, se il saggio di Bauman è finalmente rientrato dal prestito, se finalmente l'ultimo romanzo di Zadie Smith è stato acquistato, non importa. Chiunque tu sia, qualunque sia la ragione che ti ha portato qui, sei il benvenuto.